Diciamo fino dopo la guerra, fino dopo la fine della seconda guerra mondiale, il baffo rappresentava l'uomo. L'uomo era uomo se aveva il baffo, se non aveva il baffo non esisteva. Allora il baffo era per tutti. Una volta se un barbiere non sapeva fare i baffi, non si prendeva in bottega. Spero di essere stato bravo a fare i baffi, perché se li facevano fare tutti da me i baffi. Perché a me piacevano i baffi. Io ho fatto anche le basette che si attaccavano i baffi, che si batteva con il piccolo ferro. Si scaldava un ferro su una macchinetta a spirito che veniva fuori la fiamma, si metteva sul ferro, si scaldava e poi si prendeva si faceva questi riccioli della barba che arrivava fino al baffo, che era anche quello riccio. Una volta c'erano tanti baffi. Oggi il baffo è molto di moda, anche la barba è tornata di moda. C'è anche una verità del baffo, anzi diciamo non solo del baffo, ma del baffo col riccio, come una volta. Ci sono molti, molti che hanno baffo col riccio. Che normalmente quelli che tengono la barba lunga amano molto il baffo riccio, che è molto difficile tenerlo, ma noi in questa bottega Antica Barbieria Colla abbiamo una cera che arriccia il baffo. Una cera che arriccia il baffo ci vuole, perché adesso c'è qualcuno che lo tiene. Il baffo contadino è il più bello che c'è, è il baffo che va in bocca e che va sfumato, non va fatta la riga sotto, ma va sfumato. Adesso abbiamo Movember, questa manifestazione dove la gente farà crescere i baffi per un mese e dopo un mese verranno a fare i baffi. Io spero che vengano anche qui a fare i baffi, perché qui glieli faremo bene, perché fare il baffo è molto difficile.